Nell'episodio precedente, Pier Ugo ha accompagnato Ubaldo Porcelli al Polo Sud, mentre Anselmo Beoti, incaricato dal mago Sberlef, si è recato alla Collina dei Coglioni e ha sconfitto il mostro Matteo Renzis, entrando in possesso del medaglione della saccenza e aumentando quindi il proprio potere magico. Intanto Pier Ugo, Orazio e Tamarrus avevano raggiunto la zona dove viveva Rosarium e infatti il mostro non si fece attendere molto. Ma dove sono questi uomini? Dove sono? Voglio un uomo, voglio tanti maschi! Voglio scavalcarmi sulle campalle! Orazio, trasformati e stordiscilo! Pier Ugo ne approfittò e senza perdere tempo incominciò a mutilare i vari tentacoli del mostro, permettendo poi a Tamarrus di raccoglierne lo schifosissimo sudore. Perché il lavoro sporco tocca a me? Perché tu sei l'ultimo arrivato e poi il sudore di Rosarium ci serve per le munizioni delle tue pistole. E così Rosarium morì dissanguato e le sue temutissime scoregge sulle cappelle non furono mai più una minaccia per nessuno. Una volta riportato il sudore alla base, il professor Demetrio Tritapolli, anche se nessuno glielo aveva chiesto, si offrì di studiarlo e farne un'arma per Tamarrus. Nel frattempo, l'allenamento fra i ghiacci polari di Ubaldo Porcelli da Stercoleto era appena cominciato, ma subito il nostro eroe si incontrò di nuovo con una vecchia conoscenza. Ancora tu! Mi ricordo di te! Tu sei Mario, il samurai solitario! E tu sei uno di quelli che ha criticato i metodi del mio maestro! Cosa ci fai qui? Sarei venuto ad allenarmi con... la leggendaria lama ghiacciante! Cosa? Prima mi critichi e poi mi copi? Mi stai sfidando per caso? Nello stesso momento, ma in un luogo ultraterreno, solitamente inaccessibile agli esseri umani... Tu, anima dannata, vieni qui! Cosa volete? È la mia mezz'ora di pausa questa! Sappi che al responsabile di questo girone, il principe Belzeblù, non piace affatto che tu riceva spesso delle visite da quel vivente. Già, e cosa ci posso fare? Non sono certo io a deciderlo. Beh, sarebbe comunque meglio che non accadesse più. Non ti preoccupare, qualcosa mi dice che non dovrò mai più rivedere la tua brutta faccia. Cosa? Ma che diavolo è successo? Si è volatilizzato! Hai pronunciato il nome del principale invano. Ah già, scusa. Forza, Necrozio, impegnati di più. Ah, finalmente! Ce ne avete messo di tempo, eh? Guardate, il mio corpo si sta già decomponendo. Non farla tanto lunga, Delfo. Sono certo che il mago Tontolus conosce qualche stregoneria che può darti un aspetto più presentabile. Aspettate, fermi tutti! Prima devo controllare una cosa! Cosa? Porco cacchio! Intanto Pier Ugo e alcuni eroi prezzolati intrapresero una nuova epica missione, qualcosa che nessuno aveva mai osato prima, lo sgombero totale di un tratto di strada della Salerno-Reggio Calabria, che era ancora infestata da migliaia di auto abbandonate lì dal millennio passato, ancora tutte rigorosamente in coda. Titanica impresa che avrebbe impegnato gli eroi prezzolati per svariati mesi, se non fosse che Pier Ugo utilizzò un desiderio per farlo fare al genio. Allora, vecchio, hai visto? Pier Ugo e gli eroi prezzolati hanno ripulito la Salerno Reggio Calabria. Sì, sì, ho visto tutto. Mi raccomando, spargi la voce. Intanto Anselmo Beoti era ritornato vittorioso con il medaglione della saccenza dal mago Sberlef. Sei molto cambiato, ragazzo, ma immaginavo che sarebbe successo. Tutti quelli che hanno indossato anche solo una volta il medaglione della saccenza non sono mai più stati gli stessi. Ad esempio, Antonio Razzi ha imparato a coniugare i verbi, Giovanotti è diventato intonato e Renzo Bossi era perfino riuscito a superare la terza media. Già, mi sento intriso di potere magico, fino alla punta dei capelli. Molto bene, Anselmo. Hai sconfitto Matteo Renzis e grazie al medaglione hai acquisito abbastanza potere magico da poter imparare la prossima magia che ho intenzione di insegnarti. Di quale magia si tratterà? Probabilmente lo scopriremo nella prossima sublime puntata.